Idea Macerata, tradizione futuro, giovani per Macerata, frazioni per Macerata, alleanza per Macerata, il centro per Macerata. Sono questi i nomi e, come avete visto, i simboli delle 6 nuove liste civiche che hanno scelto nomi e candidati per le prossime elezioni comunali del 2015. Che vengono dall'impulso dei cittadini che hanno partecipato attivamente ad un progetto che è un progetto di rinascita per Macerata, cercando di portare nelle nostre liste i giovani che sono il futuro di Macerata. Dobbiamo impegnarci tutti per far uscire Macerata da questo isolamento che negli ultimi 20-25 anni abbiamo avuto. Abbiamo rischiato di perdere la provincia, che poi, ok, per l'abolizione purtroppo non esisterà più come ente, ma la cosa peggiore è che Macerata vive un isolamento che va a toccare molti settori e molti temi. Abbiamo un nostro candidato sindaco che annunceremo nei momenti opportuni, cioè a settembre, quando la campagna elettorale entrerà nel vivo. È una persona che gode della nostra stima, siamo tutti convinti che sia la persona giusta. Ripeto, non ci facciamo condizionare dai chiacchiere e giochi politici, ideologici, che sono quelli che hanno portato Macerata ad una politica degli ultimi 20 anni all'isolamento. Come avete sentito, il candidato sindaco non viene annunciato, anche se non è un segreto che tutti siano vicini al consigliere comunale di Forza Italia ed ex presidente di Idea Macerata, Deborah Pantana. Anche per il programma, continua la Ciucci, bisogna attendere. Abbiamo un progetto e siamo in fase di ascolto delle richieste dei cittadini. Perché non abbiamo pregiudizi, non siamo contro nessuno. Noi non viviamo di rancori, di odi, siamo disposti a parlare con tutti. Quindi noi, chiunque condivide il nostro progetto di rinnovamento per Macerata, che parte naturalmente dal rinnovamento del Consiglio Comunale, che non significa non avere lista persone che escono al Consiglio Comunale, attenzione, ma prendere quelle professionalità, quelle risorse umane che condividono il nostro percorso di rinnovamento.